parte il 27 ottobre un percorso formativo per gli operatori sociali che possano intervenire per prevenire le situazioni finanziarie a rischio diffuse tra le famiglie del territorio. Così è stato spiegato nella conferenza stampa del 23 ottobre nella Sala Viglione di Palazzo Lascaris da Giorgio Bertola, consigliere delegato all'Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura, e dalla presidente della Fondazione Don Mario Perti, Mariella Enoch. Educazione finanziaria come strumento di inclusione finanziaria e recupero dell'autonomia economica. Formazione formatori è infatti il titolo dell'iniziativa che è stata organizzata dalla Fondazione Don Mario Perti e promossa dall'Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura. Il progetto, che mette in campo una notevole azione di lotta all'esclusione finanziaria, sarà svolto nelle 8 province piemontesi, 4 nel 2017 e 4 nel 2018. Quest'anno si inizia a Palazzo Lascaris il 27 ottobre e 3 novembre, per proseguire a Novara il 10 e 17 novembre, Asti il 24 e 27 novembre e Vercelli il 4 e 13 dicembre. Appoggiamo questa iniziativa perché si rivolge ai formatori, è una formazione per i formatori, quindi tutti i soggetti che per la loro attività professionale hanno contatti con persone vulnerabili, quindi appunto portando avanti la formazione per i formatori pensiamo di raggiungere il maggior numero di persone possibili. Io credo che qualunque forma di finanziamento, anche il microcredito, se non è accompagnato oggi da una buona educazione finanziaria, proprio anche molto semplice e che parta da coloro che fanno l'accompagnamento agli utilizzatori, rischia di commettere degli errori. Quindi questa iniziativa è importantissima perché oggi le famiglie stanno cadendo in forme di finanziamento assolutamente sbagliate, dove la pubblicità porta a dei crediti immediati che sono sinceramente quasi delle usure. Quindi il potere dire alle persone: bisogna comportarsi così, bisogna fare un budget finanziario, bisogna vedere se poi le rate si possono pagare, bisogna scegliere gli investimenti giusti, bisogna chiedere a chi fa un'operazione trasparente. Ecco, questo secondo me diventa importantissimo proprio per la crescita di piccole imprese, che sono quelle che col microcredito noi vogliamo fare crescere.